Ave Maria, e venga coppa scampia, ad una volta di canapa, mo spada in neve pavia. Sentimento a scarfati, urno una banata, una carizza mi asciuta, figli e Dio nasconduta. Penso abitabile a pochi minuti dal concerto che apre lo Spons Fest, i tre grandi concerti dello Spons Fest qui a Calitri. Maestro, il perché della sua presenza e soprattutto che emozioni dall'Irpinia? Sono molto felice perché questo è un festival straordinario, sono molto amico di Vinicio, lo ringrazio per questo invito, è un progetto speciale stasera, recupera fortemente tutta la tradizione della mia musica con i Bottari, quindi partendo dalla pattuglia pastellese, una sorta di ritualità e poi questo aspetto del contagio, no? A cui siamo sottoposti ogni giorno. Sono felice di essere qui e sicuramente sarà un evento straordinario. Maestro, lei ama tanto la Campania, queste zone interne sono sempre in difficoltà. Quanto eventi del genere possono essere un volano di crescita, una speranza per il futuro, per questa terra? Ma un festival per un territorio è importantissimo, perché innanzitutto gli dà la possibilità di una grande visibilità, poi recupera fortemente la propria identità, poi c'è un altro elemento che è l'accoglienza, noi diciamo arrivano gli altri suoni, arrivano le altre idee, arriva un'altra, la parola anche degli altri, il suono degli altri, il gesto degli altri, la danza degli altri. Vinicio in questo è stato eccezionale nel riuscire a mettere insieme questo tipo di realtà. E poi diciamo la verità, che attraverso l'arte, la musica, si riesce ad andare oltre la retorica, quindi trattare dei temi che altresì diventerebbero un po' retorici. Invece da cuore a cuore, attraverso l'emozione, attraverso una realtà anche ottica, sonora, si riesce a riordinarsi rispetto ad alcuni temi in maniera, diciamo, se vorrei dire, più contemporanea. Ultimissima, prima di un suo saluto all'Irpinia, ha parlato di accoglienza. Poco fa ha finito il suo intervento Mimmo Lucano, sindaco di Riace. Forse l'Italia ha bisogno di ritrovare questo sentimento, il sentimento dell'accoglienza, accoglienza che è stata dimostrata dalla grande Alta Irpinia in questi giorni. Recuperare sicuramente, ritrovare, ma più che ritrovare, essere coscienti dell'accoglienza, l'amore per le differenze e il rispetto per gli altri, che credo che sia importante, doveroso e spiritualmente corretto. Antico rituale dei Bottari, ci siete? Ci siete? Voglio alzare la mano, è stato con lui? Alzate la mano, è stato con lui? Vogliamo salutarci alla nostra maniera, d'accordo?